Ciao ragazzi, sono War e benvenuti in questo nuovo incredibile video. Oggi abbiamo qualcosa di speciale, avete atteso e il test è finalmente arrivato. Abbiamo atteso a lungo per avere tutti i modelli da farvi vedere. E qui oggi l'Astra della Secutor. Io a questo giro faccio il... Io a questo giro farò solamente il Red Rage. Lascerò la parola al buon War, quindi vi porterà lui alla scoperta di questi incredibili fucili. Io mi limiterò a guardare dalla distanza e inveire e arrabbiarmi con Secutor. Un saluto a lui e detto ciò ti lascio proseguire la tua cosa, però come al solito prima... Sigla! Pausa un attimo, siamo a Reggio Emilia ragazzi, siamo a Reggio Emilia, la città del tricolore, SPQR. Non ho dovuto dire nulla, bravissimo. Wow, frate, ormai sono meglio di Fabio Mingo. Partiamo con le scuse, sono due, la prima sarà riguardo al rumore perché stanno budellando la strada qui fuori, quindi ci sarà un rumore di muratura e perché non sono simpatico come Red. Bando alle ciance, partiamo con questo incredibile prodotto. Allora, qui in mano ho quello più piccolo, è lo Shadow 3, poi c'è il 4 e l'11. Qui abbiamo problemi con i numeri romani, quindi mi sono dovuto aggiornare all'istante. Ho preso il 3 perché è un po' più semplice da maneggiare. Shadow è una serie, serie di fucili nuovissima della Secutor. Secutor produce fucili, repliche di fascia alta. Fra, manco la locandina di Far Cry 5 è così complesso. Usiamo lui come sample base. Gli esterni che sono i più semplici, abbiamo un'unica colorazione per tutta la serie Shadow, che appunto è il colore, ok? La serie Lastra. Shadow è questo colore grigio gun metal, lo vedete a contrasto col nero tra il RIS e l'upper. È un colore per me spettacolare. Si vede che non è un colore standard per una replica, però da lontano fa solo il gioco di riflessi, non vedi che effettivamente sia un colore diverso. Secondo me l'effetto che vuole creare, più particolare, più ricercato, lo raggiunge senza il minimo problema. Partendo dal fondo abbiamo un calcio molto stile Ares, questo fucile in realtà si fa molto allo stile Ares, regolabile in 5 posizioni tramite questa bellissima linguetta. La batteria è alloggiata nel tubo del calcio con attacco DINS già di serie perché è già centralinizzato, ne parliamo dopo negli interni. E rimuovere il calcio è davvero una cacata perché ci sono questi due pirulli, basta tirarli verso il basso e lui si sfila, cioè c'è voluto davvero niente. Qua c'è il connettore DANZ. Connettore Denzel Washington. Denzel Crocker. Chiedo. Fra, quello dei fantagenitori. Rimettiamo il calcio, ovviamente è a prova di bambino. Calcio è tutto in polimero, tra l'altro bel pattern, buona solidità, gioco quasi nullo e ha già due attacchi fronte retro QD, ok? Qua potete attaccarci i vostri portachiavi, invece qui la cinghia classica a fettuccia, non con i QD o con il moschettoncino. Procedendo, tubo calcio standard, non abbiamo attacchi cinghia, per le cinghie un punto andrebbe messo, basta sostituire questo piattino, è una cosa che costa 8,90€, quindi voglio dire, non impoverirà nessuno, però... Tant'è. Il body di questo fucile è molto particolare, vuole riprendere quello dell'R15 ma innovandolo un po'. Abbiamo da questo lato, a parte il lato estetico che si può notare subito, che il lower receiver, cioè il ricevitore del caricatore, riprende il pattern dei P-Mag Magpul Triggered, quindi se ci mettiamo un altro caricatore sì, fa comunque un bel effetto, però con un P-Mag proprio riprende perfettamente ed è spettacolare. Abbiamo il logo Astra 3 che identifica la serie e questo specifico modello che è il 3. Qui abbiamo il dust cover, ovviamente funzionante con hold open e tutti gli optional, dust cover semplice in ABS che va, se aperto armando ci va a rivelare l'op up. Ecco, l'op up è un po' incagnato ma lo guardiamo un po' dopo negli interni. Ovviamente, come dicevo, hold open e bolt release ambidestro. Da qua c'è il comando per l'indice della mano destra, da questa parte invece il comando tradizionale. Andiamo a richiuderlo, sentite che bel suono. Pulitissimo, non ha esitato, è scattato benissimo, è davvero soddisfacente. Subito sotto abbiamo lo sgancio caricatore, questo il classico comando per l'indice della mano destra. Abbiamo dall'altra parte quello per i figli del demonio. Tra l'altro ho studiato molto bene perché come vedete è un complicatissimo gioco di specchi e leve tra queste due levette qui, non è il classico sgancio ambidestro. Comunque funziona divinamente in entrambi i versi.
Il selettore di tiro è di tipo minorato dal lato destro, infatti è più corto dello standard per evitare che rompa i zebedei quando siete in questa posizione. Difatti, se vedete, è perfetto. Invece dall'altra parte troviamo in dimensione M, quello classico, e da R15. Ecco, i selettori sono strani perché sono incredibilmente duri all'inizio, fanno uno scatto che è spettacolare. Me ne occupo io. Selettore scatta bene, mi piace personalmente il tipo di feedback che ha, poi sta a voi giudicare. Dall'altra parte, ripresa del lower receiver, esattamente come il PMAG. Stavolta non c'è più il logo dell'Astra, ma c'è la frase emblematica di questa serie, da cui prende proprio il nome, che è ad Astra per aspera. Per chi fosse meno latinista, la via che porta alle stelle è dura. Cioè, la via per le stelle è dura, è difficoltosa. Vuol dire che per arrivare in alto bisogna faticare. Frase bellissima. Il resto ci lascia vuoto totalmente il lato sinistro della replica. Impugnatura in polimero. L'impugnatura cambia tra la 3.4 e la 11. Cioè, la 3 e la 4 hanno questa impugnatura molto molto minimal, molto sagomata, quasi poligonale, ok? Invece la 11 ne ha una un po' più DMR style. Andiamo a vedere successivamente. Andando avanti, per chiudere con il castello, abbiamo sotto un caricatore monofilare praticamente identico a quelli di Evolution, che vuole emulare a tutti gli effetti un PMAG. Tra l'altro, in confezione lo trovate già col dust cover del caricatore uguale a quello vero, quindi bella l'attenzione ai dettagli, che fitta divinamente. Cioè, il fitting di questo caricatore è proprio qualcosa di pazzesco. Mediamente compatibile? Sì, non è il re della compatibilità. PTS senza problemi, l'abbiamo provati, Guarder senza problemi, gli Evolution, che sono uguali a questo, senza problemi. Qualche caricatore ha rotto un po' le scatole, forse perché nel tentativo di farle esageratamente fit hanno esagerato con le tolleranze. Per chiudere il castello, definitivamente sopra abbiamo due tacche di mira, sono particolari, non sono le classiche replica M-Bass, sono flip up senza nessun tipo di blocco o pulsante, quindi ci pigliate contro e loro si richiudono, scattano bene, non ballano, si possono regolare, hanno tra l'altro anche l'opzione di usarle abbattute. Sono più estetiche, mi piacciono molto perché riprendono la linea del fucile, poi in realtà senza infamia, senza lode. La parte forse più particolare di questa replica, il frontale. Allora, il fatto che ci sia un'impugnatura non è casuale. Questo fucile in confezione viene dotato di caricatore, tacche di mira ovviamente, e questa impugnatura. Questa impugnatura adesso la vedete nella dimensione più piccola in assoluto, perché in realtà viene fornita con tre elementi aggiuntivi che la portano fin qui, e voi potete scegliervi di rimuovere uno o due elementi in base a che lunghezza volete dare all'impugnatura. Adesso, ad esempio, è più piccola possibile, ok? Sugli altri modelli vedrete le impugnature in varie dimensioni, perché ho lasciato poi i vari elementi nelle varie repliche. Il RIS è un RIS che lontanamente ricorda il... com'è che si pronunciava? Gaisili. Ok, com'è che si pronunciava davvero? Gaisili. Che ricorda lontanamente il Gaisil. Lontanamente, perché in realtà l'unico logo che c'è è l'SPQR, la linea può assomigliare a questa, nonostante ciò è molto, molto, molto leggero. Cioè, ha un bilanciamento tutto il fucile che è davvero pazzesco. Adesso io sono un po' più sul frontale, quindi tende a cadere indietro, ma se io lo prendo come se fosse il caricatore, ora al di là del fatto che mi stanno spezzando le dita, lui sta dritto, ok? Questa è una cosa molto importante, perché questa cosa tende a non perdersi anche nelle varie altre lunghezze di replica. Lo andiamo a vedere poi. Andiamo a vedere poi quelle altre misure. Il colore del RIS, che è tutto quanto in Hemlock, è ovviamente lo shadow grey, quindi questo grigio strano. E caratteristica particolare di questo modello è il rompifiamma un po' più particolare, un po' più incazzato, ricorda quasi un tromboncino. Quasi, davanti sembra il fornelletto di casa vostra. Particolare, riprende molto bene la linea della replica e soprattutto la sua destinazione d'uso, quindi piccola e incazzata. Bravo, però te la stai cavando bene. Per parlare degli interni vi faccio vedere già il numero 4, quindi la misura via di mezzo, con qualche piccola differenza rispetto all'altra. Il posteriore è pressoché identico, cambia il frontale che è 2 pollici più lungo. L'impugnatura la vedete già con un elemento in più. Ripeto, tutte le serie, tutti i fucili hanno comunque 3 elementi. Qua ve la faccio solo vedere con un elemento in più. E abbiamo un silenziatore removibile, ma comunque che viene dato già di serie. Removibile fino a un certo punto, perché la canna arriva fino qua, canna interna, quindi removibile meglio di no, al massimo sostituibile. Di serie sul 4 e sull'11 vi danno questo sessualmente attivo para spruzzi di Fallujah,
Non c'era il paraspruzzi. Ti sporcherai di fare i pantaloni. Che vi permette di avere più grip, l'abbiamo usato per abbiamo già customizzati 3 o 4 per alcuni clienti, ci sta molto bene anche il remoto dell'unpack della torcia, quindi molto fico. Di non essere d'accordo. Possibilità di spostarsi, ne parla nel Red Rage. C'hai ragione. Possibilità di spostarlo anche sul silenziatore per dargli un tocco più tactical. Partiamo con gli interni. Allora, come dicevo, già cavettato DINS in argento, quindi a bassa resistenza, questo perché di serie lui, attenzione, ha il gearbox di fascia alta dell'Ares. Che... ma perché devi essere così? Non è detto sia una cosa positiva, perché a me personalmente un hangerbox fa impazzire. Ha come piccolo difetto quello che secondo me è un leggero delay. Delay che ha anche il Titan della Gate, quindi non è che sia una cosa allucinante e lo rende ingiocabile. Però personalmente un po' lo percepisco. Negli interni ci mettiamo anche il grilletto. Il grilletto di serie è un fast trigger in alluminio in tutte le serie. E fast trigger perché è verticale, quindi a corsa corta, ve lo faccio assaporare. Che... e attenzione a corsa regolabile, quindi già di serie questo grilletto ha una brugola nei 45 gradi in questo verso che è andata a regolare, quindi in questo caso ad avvitare, va a accorciare la corsa del grilletto. Figata? Assolutamente sì, è una delle modifiche che c'è incluso tra l'altro nel nostro MC3, quindi è un traguardo che solitamente un giocatore esperto vuole raggiungere. Il gear comunque è predisposto per la 7.4 lipo o 9.6 nickel cadmio, se usate delle nickel su un fucile da 600 euro, da 500 che sia, degli ebeti. Possibilità di fare MC1 e MC2 senza il minimo problema, anzi consiglio, l'ho già provato con MC2 e anche con MC1 che alcuni clienti l'hanno già preso e modificato. Wow, si elimina quel piccolo delay che c'è nella centralina. Non performa affatto male neanche a livello di canna e T. Infatti abbiamo di serie una top up in plastica rotativa molto VFC style qua dentro, un po' incagnata ripeto, ma ok. Monta già di serie gommino Maple Leaf e canna di precisione, in questo caso fino all'ultima goccia di lunghezza. Dichiarata 6.04, non dichiarato il brand. Chi se ne frega, perché l'ho provato, spara da Dio, quindi posso anche non sapere chi produca questa canna. Gli interni sono semplici, in realtà quello che vorrei fare adesso, passando all'ultima taglia, è un discorso generale su questa replica. Speravate di esservi liberati di me, ma non è così. Benvenuti al Red Rage. Qui ho il modello 11, se non sbaglio, corretto, dell'Astra, quindi il modello più lungo. Le differenze poi sono abbastanza semplici. Rispetto agli altri due modelli, qui troviamo un calcio un pochino più particolare, un pochino più macchinoso per inserire le batterie, al netto del fatto che mi sembra molto carino. Una canna ancora più lunga rispetto all'altra di 2 pollici e troviamo i due pad, uno sul re del fucile, uno sul silenziatore e l'impugnatura a 3 tac. Come detto, questa è componibile come i Lego, si può rimuovere, eccetera, eccetera, eccetera. L'unica altra grossa differenza è poi l'impugnatura. Come vedete, questa è un pochino più particolare, ha un grip diverso, ha proprio un taglio molto diverso rispetto a quella pistola degli altri e questo è quanto. Ho scelto questo modello per parlarvi perché... sono ubriaco. No, ho scelto questo modello perché io i fucili Astra li adoro, partiamo da questo presupposto, ma adorandoli noto anche, come un buon marito, i difetti e glieli faccio notare. Questi fucili hanno infatti delle cose che mi fanno girare in un RAM in maniera importante, perché è quello che io definisco potenziale sprecato. Non perché questi fucili non siano estremamente validi, non perché effettivamente tutto quello che ha detto War sia vero, ma banalmente perché ci sono delle cose che bastava così poco per farle meglio che non capisco cosa avessero in testa. Partiamo da una feature che ha solamente l'Astra 11. Il calcio, come potete vedere, va rimosso completamente in questa maniera e svitando questa vite qui bisogna rimuovere tutto questo copritubo del calcio, perché ha già un tubo da calcio da M4 sotto, per mettere la batteria. Quindi tutte le volte devo rimuovere questa parte qui e rimuovere con una vite questa cosa qui. È di una macchinosità incredibile e tra l'altro trovo che i calci giusti c'erano già, non capisco perché non si potesse mettere direttamente il calcio giusto e ci sia stato il bisogno di fare tutta sta trafila. Boh, non lo capisco. Passiamo adesso alla più grande stupidata che questa serie di fucili ha fatto, a mio parere. Guardate dov'è la regolazione drop up. Ci arrivo con la punta del dito neanche. È scomodissima. È stata messa un sacco avanti, non capisco... però questo è bellissimo. Non capisco il perché, forse per un difetto di fabbricazione, e il resto è facilmente ovviabile. Certo, ci si arriva lo stesso, certo. Ma perché me l'hanno messo lì in fondo?
che senso aveva? Ultima, ma non meno importante, features che mi ha dato fastidio, non sicuramente questo paramano, che è fenomenale, è il selettore di fuoco. Il selettore di fuoco non scatta giusto. O meglio, dopo un po' comincia a scattare giusto, ma anche se ambidestro e anche se funzionando bene, è particolare all'inizio, ci vuole del tempo per abituarci, sì. C'è da dire che i selettori di fuoco che scattano in maniera giusta sono qualcosa che neanche VFC ha imparato a fare perfettamente in ogni modello, quindi non mi sento di dovermi arrabbiare troppo, però è comunque qualcosa che mi dà veramente tanta noia. Il fuoco sta guardando altrove, sono qui. E poi gli altri sono piccolezze, preferenze mie personali, e sono comunque, ci tengo a precisare, note che faccio io, che ovviamente ho fucili di fascia iper mega alta, sono estremamente picchi, che continuano a non sapere come si traduce in italiano, comunque sono estremamente cagacazzo, detto in francese. Che vi devo dire? Sono dei bei fucili? Vacca boia. Buttano qualcosa di nuovo sul mercato? Vacca boia. Sparano bene? Vacca boia. Però non sono privi di peccati, come ognuno di noi. Altro da dire, direi che ci possiamo spassare. Direi che ci possiamo. Detto questo, direi che possiamo passare alla prova di tiro. Qui da Monopoli abbiamo il bruttissimo vizio di usare fucili senza calcio per fare questi stack di prova di tiro e tacche di mira non regolate. Stiamo usando la versione 4, che è la via di mezzo, anche perché su 15 metri si notano davvero poco le differenze, tutte e tre sparano divinamente. Ovvio è che più canna vuol dire rosata più stretta. Appena a vostra altezza il cameraman è pronto. E puoi usare anche la 3x, viene bene uguale. Speriamo bene, perché non è tarato una ceppola di niente, sono pallini 0,20 jedge, quindi andiamo prima con qualche colpo in singolo. Passiamo alla raffica. Da qui vedo che le tacche di mira sono tarate malissimo. Comunque, spostiamoci in linea per vedere i risultati da vicino. È tutto sotto, vero? Vedi. Allora, abbiamo qui il nostro risultato. Non è che sia bellissimo, perché è tutto staratissimo, però se lo guardate non solo con gli occhi ma anche col cuore, potete capire che in realtà non è così male. Ma in realtà il grouping è perfetto. Esatto. Le tacche di mira hanno sbagliato. Abbiamo qui la maggioranza dei colpi in raffica, qui la maggioranza dei colpi in singolo. In singolo sono riuscito ad aggiustare perché mi sono ricordato che il fucile è tarato male, quindi dovevo compensare in alto a sinistra, perché lui spara in basso a destra. La raffica non ci ho proprio fatto caso e l'ho raggruppata tutta quanta qua. Se guardate, guardiamo proprio da dietro, che si vede molto bene, cioè la rosata è molto stretta. Ho sparato senza neanche il calcio, appoggiato a niente, una raffica è comunque strettissima, ok? Il singolo lo stesso, cioè nonostante siano stati colpi ripetuti non troppo ponderati, il grouping è fantastico, quindi in realtà si va a dimostrare tangibilmente che la precisione è ottima. Anche perché, cioè, la precisione è ottima. Vorrei troppo sparare col bersaglio. No! Per le conclusioni finali ho voluto prendere l'11 perché è il mio amico del cuore. È quello che probabilmente mi piace di più, perché sono un amante delle armi lunghe. Questa serie mi è piaciuta davvero tanto. Era un bel po' che non usciva qualcosa di fascia alta che mi facesse dire wow. Tra l'altro non me la sarei mai aspettata da Secutor. Me la sarei aspettata da UFC, sì. Da Umarex probabilmente. Da Evolution forse. Ma da Secutor che ci cesse fuori una cosa di fascia così alta, ma realmente, tangibilmente di fascia alta, non solo come prezzo, non me lo sarei davvero aspettato. Gli assemblamenti sono fatti davvero, davvero, davvero bene. Prestazioni da top di gamma. Prestazioni davvero da top di gamma. E tranquillamente paragonabile, per alcuni versi anche migliore, secondo me, qui lo dico e qui lo nego perché io ho solo dei VFC, con VFC. Se non vi interessa del logo perfettamente originale, perfettamente su licenza, può essere sicuramente, a mio avviso, una valida alternativa. Poi deve piacere, avete visto nel Red Rage che non tutto è visto allo stesso modo, non tutto è apprezzato allo stesso modo. Ne sei assolutamente certo. Grazie Secutor di aver dato a un utente non per forza VFC la possibilità di portarsi a casa un fucile originale, molto prestante e sicuramente bello e ben costruito. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. È la seconda volta che faccio una recensione su questo canale praticamente da solo. È strano, mi fa male al cuore. Adesso andrò a Palogna. Fatemi sapere cosa ne pensate. Lo so, siete abituati a Red, al suo capello rosso. Io ho scoperto, e questo lo dico in confidenza, quanto mi stiano sul i rossi, ok? Cioè, io ho fatto l'analisi della mia vita e mi sono reso conto che Red è l'unico pel di carota che non odia a morte. Guardatelo, guardatelo senza cappello, per favore.
Quindi, non sono simpatico come lui, però ho il maglione della Beretta, che è comunque apprezzabile. C'è una cura. Esatto. No, seriamente, fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete domande, usate il box dei commenti, è lì a vostra disposizione. Assolutamente, assolutamente, cliccate la campanellina e iscrivetevi. A voi non costa una... A noi aiuta tanto. Quindi, fatelo. Ricordo che siamo al Monopoli di Reggio Emilia, link in descrizione per il sito se non siete di Reggio e non volete fare il viaggio di venirci a trovare. Instagram, Facebook, YouTube non vi serve perché in teoria dovreste già esserci, quindi copiatevi il link anche di quello. Qui da War è tutto, io vi auguro un buon fine settimana, buon sabato e buona domenica a tutti voi ragazzi, spaccate domani chi va a giocare e stay hungry!